E ciao a tutti, in questo video vedremo come completare la missione Trova il fratello scomparso. Primo obiettivo consiste nel trovare l'infermiera capo, la quale possiede la chiave dell'ufficio del dottore. Successivamente poi andremo a vedere la posizione del dottore, che non si troverà ovviamente all'interno dell'ufficio, ma bensì al piano superiore, ma per poter accedere alla stanza in cui è presente il dottore ci sarà bisogno di diversi passaggi. Come già vi anticipavo, nel video che seguirà vedremo tutti questi step. La mia voce la udirete solo quando sarà strettamente necessario. Prima di lasciarvi proprio a questa parte di video, però vi ricordo che se avete bisogno di altri aiuti, basterà scriverlo nei commenti. Detto ciò, ragazzi, passiamo a vedere il resto del video e spero vi sia veramente di aiuto. Eccoci qua, zona di esplorazione. Utilizzando l'occhio dell'aquila potremo individuare proprio la porta dell'ufficio. Avvicinandoci, poi vedremo che sarà necessaria una chiave. Come già vi anticipavo, adesso andremo a vedere dove si trova l'infermiera capo. Anche qua vi consiglio di utilizzare ovviamente l'occhio dell'aquila. Eccola là, vedete, appare anche proprio con il simbolo della chiave. Andiamo a recuperarla, poi vedrete proprio gli indizi dove sono posizionati proprio all'interno dell'ufficio del dottore e successivamente proprio ci risentiremo, vedremo dove si trova il dottore. Questa lettera lo prova. Hassan ha a che fare con l'ordine. Il simbolo dell'ordine. Questo dimostra che il dottor Ok, una Hassan volta è uno di ottenuta anche loro. l'ultima delle informazioni, saremo in grado di avvicinarci proprio al nostro obiettivo, ossia individuare proprio la posizione del dottore Hamad. Spero di averlo pronunciato correttamente. Vi metto a velocità aumentata questa parte di video perché il checkpoint della missione era posizionato, come vedete, al piano superiore, ma in realtà, ragazzi, la conversazione da origliare si trova al primo piano. Quindi dovremo riscendere giù, come sto facendo vedere, e poi dovremo individuare una panchina, successivamente indicare la conversazione e utilizzare il tasto di ascolto. In questo caso, da PlayStation, bisogna attivare proprio il tasto origlia con R3. Alcuni studiosi della Casa della Sapienza si sono ustionati cercando di salvare i libri. Ci serve quella stanza per assisterli. Vi prego di abbassare la voce. State agitando i pazienti. Il dottor Hassan tiene chiuso il suo Ok, laboratorio. a questo Mi punto chiedo abbiamo la perché. posizione del dottore legato ovviamente alla missione. Dovremo salire al piano superiore ed affrontare diverse guardie. Sta a voi decidere come agire, in modalità stealth, in modalità combattimento, come preferite. Tanto non è presente nessun obiettivo che richiede di non essere individuati, quindi sta a voi scegliere come fare. Comunque, nel resto del video ovviamente vi mostrerò la modalità che mi è parsa più semplice, ossia quella di utilizzare proprio il fumogeno, eliminare le due guardie che state appena vedendo e successivamente riuscire ad accedere alla stanza proprio del dottore in modalità stealth. Come vediamo, tra poco abbiamo anche una prima porta bloccata. Non sarà necessaria una chiave, ma ci sarà in realtà una modalità di accesso. Modalità di accesso che tra poco vedrete proprio attraverso quest'altra porta. Porta bloccata dall'altro lato. Questa invece, vedete, è la porta che vi anticipavo prima, in cui c'è scritto di trovare la chiave, ma come vedrete tra poco dovremo agire in modo differente. Passando proprio da questo punto saremo in grado di raggiungere l'altro lato della porta e successivamente saremo in grado di sbloccarla. Poi vedete, all'interno di quella stanza ci sarà proprio la modalità di accesso per la stanza successiva. Ovviamente non escludo la possibilità che ci sia anche, diciamo, di individuare
la chiave della porta che avete visto, quindi se siete riusciti a farlo potete anche scriverlo qua sotto nei commenti. Comunque state tranquilli che seguendo questa guida attraverso questo video sarete in grado proprio di completare la missione. Ora in questo caso io ho dovuto anche aggirare il nemico, prima mi anticipavo, potete agire nel modo in cui volete. Io ho cercato di agire nel modo più stealth possibile. Anche qua ragazzi, ci sta che voi siete riusciti a farlo ancora meglio rispetto al video. Comunque, tornando alla guida, utilizziamo proprio i pugnali da lancio, vedete, per poter sbloccare questa porta. Una volta fatto ciò saremo in grado di accedere, come vedrete tra poco. Consiglio ragazzi, lanciate il pugnale quando appare il simbolo rosso, ma circondato anche dagli altri, diciamo, raggi, perché alle volte io ho provato e anche se dava rosso non la distruggeva. Quindi quando appare proprio il simbolo simile, facsimile, diciamo così, al sole, luminoso, diciamo così, lanciate il pugnale. Eccoci qua, siamo all'interno della stanza, adesso andiamo a vedere proprio la modalità di accesso alla stanza successiva. Dovremo interagire con quell'apertura. Per prima cosa andiamo a spaccare queste anfore, spostiamo questo dispositivo e mettiamolo in una posizione tale da poter lanciare il pugnale nella stanza opposta accanto adiacente. Ragazzi, anche qua prima vi accennavo, lanciate il pugnale quando vedete l'icona rossa di cui stavamo parlando prima, altrimenti vedete, se siete posizionati in una posizione scomoda non sarete in grado, vedete qua che difficoltà che ho avuto io personalmente, guardate, eccolo lì, vedete che è comunque rosso ma non appare il simbolo. Provate a indicare un po' più in alto rispetto all'obiettivo. Io vi sto facendo anche vedere questa parte video per farvi capire che non è così immediato, però state tranquilli che se insomma vi ci dedicate un attimo riuscite a capire proprio come poterlo fare. Guardate anche qua, se voi spostate il dispositivo in questa posizione non sarete in grado, quindi dovreste riscendere magari e riposizionarlo, spostarlo in un modo più adeguato. Vi faccio vedere questa parte video per farvi capire che non c'è un punto specifico, ma quantomeno dovete essere voi che mettete lì e cercate il punto migliore. Guardate, miriamo un pochino più in alto, eccolo lì, vedete che appare il simbolo. Anche questa cosa, questo aspetto, ci sta che dipenda dalle come avete voi sviluppato questa tipologia di attrezzatura, perché ci sono alcuni potenziamenti all'interno del gioco legati ovviamente ai pugnali. Uno tra questi è proprio la modalità in cui lanciare il pugnale a distanza, quindi c'è anche la possibilità che se voi avete sbloccato un range di lancio più ampio, magari posizionarlo in un punto rispetto a chi non l'ha sbloccata quella parte, darà la possibilità comunque di centrare l'obiettivo. Detto ciò, dopo questi mille discorsi in cui avevo detto che avreste sentito la mia voce solo quando era necessario, io spero comunque che il video vi sia stato di aiuto ragazzi. Detto ciò, un saluto ragazzi e al prossimo video. Vi ricordo, se avete bisogno di aiuti scrivetelo qua sotto nei commenti. Ciao ragazzi.